Siamo con Tommaso Peluso. Tommaso, bella vittoria, primi nel girone, obiettivo centrato, siete nel secondo girone assieme al Catania. Come valuti questi due giorni di semifinali? Ma io credo che siano stati due giorni comunque molto allenanti, molto sfidanti, in cui abbiamo dato il massimo. È stato sicuramente un importante banco di prova per vedere anche qual era il livello, come stavamo lavorando per valutare il nostro operato durante questi mesi. Devo dire che la risposta è stata, secondo me, molto buona. Ci sono alcune piccole cose in cui dobbiamo ancora continuare a lavorare, ma sicuramente lo faremo già da domani, no, da dopodomani, però niente, sono molto contento, per il gruppo specialmente. Ci vuole quindi qualcosa in più per vincere il titolo quest'anno? Ma sicuramente dobbiamo cercare di anche evitare quei piccoli errori, quelle piccole imprecisioni. Mi viene in mente stamattina anche la partita con la Prolecco, dove c'è stato un momento in cui abbiamo un po' abbassato il ritmo e loro si sono rifatti, sotto, e dobbiamo cercare di migliorare queste piccole cose per raggiungere sempre più una prestazione di livello e la migliore possibile. È stata una bella sfida con l'altro portiere che gioca in nazionale. Quello, insomma, è un obiettivo importante, quella maglia, per te. Ma sicuramente faccio i complimenti anche all'altro portiere, che ha dimostrato di essere veramente molto bravo, li ha salvati in molte occasioni e niente, io pure cerco di spingere e fare sempre il meglio possibile per migliorarmi ogni giorno di più.